Buongiorno a tutti, oggi faremo qualche ripresa dentro il mercatino dell'usato di via Botticelli. E se vi interessa qualcosa scrivete qua sotto per chi è di Torino e tanto vi apparirà la pubblicità del mercatino. A dopo! Eccoci qua, siamo dentro, qua abbiamo i monitor, una bellissima stampante, se qualcuno serve la stampante d'ufficio. Copiatrice, qui abbiamo dei tappeti, qua c'è il reparto stereo con videocassette e altre cose, tutti i CD, qua c'è due casse se vi interessano, giochi, casse per il computer, altri CD, televisore anni 30, tutto per l'elettronica. Radio, qui abbiamo tutti i giochi della PlayStation, c'è Xbox, qualche DVD, altre casse, altri oggetti per la cucina, molto carini. Ma qui abbiamo cambiato, abbiamo tre macchine. Tostapane. Sotto ci sono i piatti. Qua abbiamo già dei ventilatori. Altra roba per la cucina. E qua tutti i libri, le bici, biciclette, se vi serve una bicicletta, ce n'è anche una bellissima. Tutti i libri, i fumetti. E qua una libreria intera di libri. Quindi se volete farvi qualche raccolta, abbiamo le raccolte intere. Dizionari, matrice rotta, dei mobili, un mobile, abbiamo altre caffettiere, tazzine, lampadari, altri vasi. Qua abbiamo altre lampade, poi vi lascerò qua nel commento altre pentole. Qui tutti gli oggettini in porcellana, guardate che belli. Qui tutte le cassette, io ne ho già comprata una. Porta oggetti, vasi, abbiamo tutta una serie di bicchieri, sotto sono tutte insalatiere, bellissimo, altri bicchieri, set completi. Se vi possono interessare, tanto vi lascio il link sotto, vedete il link, potete chiamare, chiedere informazioni. Qui avete i ventilatori, qui altre lampade, questa è una bellissima vetrinetta da bar, se volete farvi una vetrinetta in casa. Poi veniamo ai mobili, qua abbiamo i mobili. Ogni dimensione stazza, sgabellini, un altro sgabellino, una cameretta intera. Se volete le informazioni chiamate il numero. Di qua c'è un'altra cameretta intera. Qua ci sono dei frigoriferi. Io ho chiesto al responsabile se potevo, qua c'è una lavatrice,
solo 100 euro con porta biancheria annesso, un appendino, un ventilatore un mobiletto, una vetrinetta per porta TV, angoliera bellissima, qua altri mobili, questo è per il bagno con i cassetti sotto, bellissimo. Questo è quello che avevo fatto vedere prima, ripeto, per le misure. Questo è un altro mobile della cucina, cioè no, scusate, la camera da letto. Qua abbiamo i divani, divani, poltrone, lampadari. Qua abbiamo dei comodini, qua una splendida vetrinetta, qua per appendere i soprabiti, altri divani, uno specchio, tavolo con sedia, altri mobili, altre cassettiere, una vetrinetta. Poi se vi interessa qualcosa scrivete, chiamate, c'è il numero qui di impressione. Comodini, un altro mobile, un altro bellissimo mobile, un altro bellissimo mobile, altri appendini, sedie, tavolo, tavolini, un altro mobile bellissimo, armadio a quattro ante, attenzione, qui un'altra cassettiera. Questa è una mensola che io ho comprato, un porta cappotti, un'altra cassettiera, un altro mobile, altre sedie, altri mobili, una culla, un'altra cassettiera, un armadietto se avete bisogno di azienda, uno specchio e tavolini. Guardate che bello che volete farvi la cucina con il forno. Abbiamo trapani, tutti attrezzi, tutte cose per il decoupage, nelle gabbie per animaletti, altre cose, lampadari, miniature, orologi antichi e nuovi. E poi tutti i quadri. Quindi, per chiudere il video, guardate, questo armadio qua che me l'avevo fatto già vedere con le ante scorrevoli, nuovo, praticamente nuovo, l'ho preso lì a quel mercatino lì. Mi raccomando, se avete bisogno di qualcosa, vedete i numeri qua sotto, in descrizione vi lascio il link per andare direttamente sul loro sito o pagina, quello che hanno, perché hanno sia la pagina Facebook che la mail, quindi potete contattarli. Se vi interessa qualcosa scrivete direttamente a loro. Primo viaggio in un mercatino di Torino fatto. Ciao a tutti, alla prossima.